È deciso. Su tutti gli ospedali abruzzesi adesso, nelle prossime ore, sarà sistemato un nuovo cartello, lo ha stabilito la Giunta regionale alla luce del piano approvato e voluto dall'assessore Paolucci. È un cartello che spiega esattamente quello che stia accadendo, esattamente qual è la politica della Regione Abruzzo in tema di sanità, quali sono le scelte fatte, perché le si stanno facendo e soprattutto quali saranno gli sviluppi futuri di queste scelte. Il cartello, con tanto di sigletta, è questo. Eh già, perché l'unica spiegazione possibile è che davvero siamo su scherzi a parte nella sanità abruzzese, perché l'unica spiegazione possibile in una regione che dice A e fa B, che promette C e poi realizza D, è che siamo su scherzi a parte, assessore Paolucci, presidente D'Alfonso, perché se a Teramo 300 persone rischiano di perdere il posto di lavoro perché non si sa come prorogare i contratti dei precari, che in questo momento sono fondamentali per la vita dell'ospedale e della sanità, perché mancano i soldi, poi però ad Atri qualcuno gioisce, come il consigliere Monticelli sulla sua pagina Facebook, perché il presidente D'Alfonso ha imposto alla ASL di Teramo di riaprire un servizio che era stato soppresso. E se da una parte c'è chi piange e si lamenta perché è stato chiuso il punto nascita, sul mondo la chiusura del punto nascita viene rimandata perché si dice che serve prima una rete d'emergenza, cioè prima bisogna stabilire una modalità sostitutiva della chiusura dei punti nascita e poi si chiudono i punti nascita, però prima ci siamo riempiti la bocca sulla chiusura dei punti nascita, assessore Paolucci, abbiamo rotto le palle e diciamola come va detto a tantissima gente in questa regione, abbiamo creato tensione, abbiamo costretto addirittura qualche mamma ad andarsi a cercare un posto per partorire qui e là, spaventata da quello che stava succedendo, la chiusura dei punti nascita, e poi si scopre che quello di Sulmona invece improvvisamente non chiude, viene rinviata, si rivedrà, se ne riparla, sì, si farà, ma chissà quando. Ma è possibile che nessuno abbia intuito che prima di tutto la sanità abruzzese va sistemata per quello che è in grado di dare? Che riuscire a strappare il consenso facile di qualche popolazione, perché magari si obbliga l'ASL di Teramo a riaprire un servizio che era stato sospeso all'ospedale di Atri, non significa risolvere un problema se non si ha il coraggio di dire che quel servizio era stato sospeso perché voi non avete dato i soldi, perché voi della regione state tagliando i finanziamenti alle ASL. Le ASL non lavorano solo ed esclusivamente per il proprio tornaconto personale, lavorano quei soldi che la regione gli gira, e se la regione non gira i soldi poi è inutile che vada a cercare, ripeto, il facile consenso regalando qualche pugno, qualche manciata di euro per riaprire un servizio soppresso. La sanità va gestita nel totale. Questa mattina, sotto le finestre dell'ASL di Teramo, dovranno protestare gli autisti che vogliono un riconoscimento come operatori dell'emergenza. Non ci sono i soldi per farlo. Magari domani arriverà la lettera di D'Alfonso che obbliga l'ASL di Teramo a riconoscere e darà qualche soldo, senza precisare che i soldi erano stati tolti prima. Chi gestisce la sanità in questa regione? Qual è il pressappochismo che ispira in questo momento le scelte? Qual è il piano sanitario vero e proprio della regione? Quanto stiamo spendendo? Siamo riusciti a uscire finalmente dal numero delle regioni canaglia o ancora continuiamo a pagare i ticket? No, li paghiamo i ticket. E già. E nelle case di riposo c'è chi rischia addirittura di rimanere senza assistenza perché la regione non paga. Però riapriamo un servizio ospedale di Atri. Però sospendiamo la chiusura del punto nascita di Sulmona. Però andiamo in TV o magari sui giornali a dire che pensiamo alla gente. A quale gente? E quando? E come? Garantire salute, garantire certezza della cura è il primo dei vostri compiti. Per Italia.